Oh, hanno spawnato i giganti. Siete dei pezzi di erba di dimensioni bibliche. Fammi usare quella magia. E tanti sono... Oh, maronne. Non c'era neanche bisogno. Cos'è? Oh, ma che qua la perdiamo, gente. Ve lo dico onestamente. Qua la perdiamo. Lo sapevo che mandavano il cocchio di giganti. Beh, signori, io mi sento preso in giro da codesto gioco. Anche quest'oggi ho passato mezz'ora del mio tempo a rifare la prima missione in modo tale da farmare quante più stelline e quante più gemme, e ho ottenuto due chest, solo che l'ho fatto dal cellulare. Ho installato il gioco sul cellulare, l'account è condiviso, e mi aspettavo di ritrovare i suddetti forzieri anche sulla versione per Android. Le gemme sono state correttamente aggiornate, ma non vedo i miei forzieri. Choco, dove sono i forzieri? Quello che state guardando invece adesso è la schermata del mio cellulare. E qua in alto potete vedere che su forzieri c'è scritto 2. Anche le stelline non combaciano, perché sul computer me ne dice 9, sul cellulare mi dice 11. Gioco? Poi sul cellulare non mi fa gli sconti, sul computer mi fa gli sconti. Apriamo i forzieri direttamente dal cellulare. Vediamo un po' se otteniamo cose faighe. No, no, no e no. Se poi non mi hai registrato questa schermata, io piango nel profondo. Apriamo anche la seconda chest. Vediamo un po'. E... ti odio... Oh, ok. Vabbè, non è la skin più utile del mondo. 3 skin, ma 2 ne avevamo già. Mi hanno dato la skin di ghiaccio dei Leonida. Mi avrebbe fatto comodo quella vampirica. Se sentite che l'audio si sposta è perché sto anche guardando il cellulare, sto facendo 86.000 cose. Vabbè, domanda da milioni di dollari. Ritroveremo adesso le gemme aggiornate, le skin aggiornate anche sulla versione per il computer. Ok, eccomi, ritornato solamente al computer. Proviamo a uscire. Adesso mi vede le chest. Oh, aspetta un secondo. Però non ha aggiornato questi. Proviamo ad aprire comunque i forzieri. Lo faccio anche da qua. Non penso che il premio sia lo stesso. Non mi ricordo cosa avevo vinto prima. Mi sembrano gli stessi premi di prima, o una mia impressione? Gioco, cosa sta accadendo? No, non sono gli stessi premi di prima. Presumo non siano cumulativi. Non penso di aver trovato un bug, qualcosa. No, eh. Adesso ho perso anche le skin che avevo trovato invece sul cellulare. Provo a darci un'occhiata, vediamo un po'. Era la skin per i leon... No! Oh, oh! Me l'ha mantenuta! Gente, me l'ha mantenuta! Però sono profondamente confuso. Sono tanto, tanto, tanto confuso. Ma vabbè, dettagli. Assicuriamoci che almeno abbia mantenuto le skin giuste, perché ho visto parecchi bug quest'oggi, gente. Parecchi bug. Ma bando alle ciance, vediamo di iniziare questo cocchio di episodio, perché finalmente hanno aggiunto 2 nuove missioni settimanali. E per fortuna, perché il DeLong Gamer ha finito le gemmine. Però ti sei tenuto le gemmine extra. Ne avevo di più sulla schermata del cellulare. Va bene, va bene. Facciamo finta di nulla. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo sopravvivere all'attacco al tramonto. Dobbiamo affrontare gli Swordraff e i medici. Anzi, i maghi, i curatori di livello 2. E abbiamo anche i Soul Stealer. Oh, vampirici, che bello. Mentre invece noi comanderemo solo gli Swordraff e i Robin Hood. Cosa potrebbe mai andare storto? Sei... 6 punti di sutura te li farei io. Ma vabbè, dettagli. Senti, vediamo di fare così. E colà, ciuccia qui e ciuccia là. Come al solito i minecraftiani se la prendono un po' in quel posto. Ma vabbè. Allora, dobbiamo quindi sopravvivere all'attacco al tramonto. Questo vuol dire che per adesso mi evochi un altro paio di minecraftiani. Perfetto. Sono già tutti triggerati male. Oh, hanno un'armata molto più potente. Io ho solo 2 minuti di tempo. Allora, vediamo di evocare un po' di spadaccini. E ho praticamente quasi finito tutto il nostro oro. Oh, porca di quelli per porca. Gente, potrebbe essere un bel problemone. Ritiratevi, ritiratevi. Ci hanno attaccato così a tradimento. Mi hanno fatto fuori un minecraftiano. Pezzi di erba mi hanno fatto fuori un minecraftiano. Allora, nel frattempo vediamo di reclutare un po' di simpatici ragazzuoli. E vabbè, signora, lei è arrivata un po' tardi però, non glielo volevamo dire, però. No, che cosa cura? Cosa cura che poi viene bullizzata male male? Sì, ma non vale, gente, non ho tempo di far nulla. Ok, nel frattempo i nostri arcieri sono giunti a destinazione. Mi consolo, scusate, ma mi avevano detto che avevamo 2 minuti prima che ci attaccassero. No, proprio truffato alla grande il DeLong Gamer, ma vabbè, dettagli. Ok, vediamo di reclutare nuovamente quel povero minecraftiano morto male. Ok, tatticone della vita, mi serve un po' di denaro, quindi velocizziamo i minecraftiani. Prendetemi qualche altro arciere. Se siamo fortunati riusciremo a fermare la loro avanzata. Sì, vabbè, ma sta continuando ad arrivare gente, dai. Gioco, ma è una truffissima questa. Ok, il tizio l'abbiamo rallentato, ma con un solo arciere non possiamo fare miracoli. E i nostri ragazzuoli erano già feriti dalle battaglie precedenti. Aia, aia, qua non la vedo molto bene. Ragazzi, se vi date una mano a vicenda, bravi, bravi figlioli. Ok, vediamo di ordinare altri spadaccini. Signora, si sta guarendo da sola lei, Complimenti, la big tattica della vita. Ok, dobbiamo guarire i nostri ragazzuoli, quindi facciamo ritirare tutti per adesso. Intanto continuiamo a reclutare
altre unità che mi pare la tattica migliore. Veloci, curatevi. Oh, peggiore delle ipotesi, abbiamo la coroncina. Sì, abbiamo la coroncina. Quindi utilizziamo gli attacchi laser e tanti saluti. Ok, stiamo un pochettino messi meglio. Oh beh dai, ridendo e sterminando abbiamo creato un esercito di tutto rispetto. Ottimo, ottimo. Reclutiamo un altro paio di Swordraff. Dovrebbero attaccarci a momento. Oh, eccoli che arrivano. Oh, eccoli che arrivano proprio malamente. Oh, peggiore delle ipotesi, abbiamo l'abilità degli spadaccini. Ma non penso che ne avremo bisogno. Bravi, bravi, legnatevi male. Vediamo di reclutare qualche altro spadaccino nel frattempo. Ulala, li abbiamo squartati alla velocità della luce. Signori, magari avanzate, bullizzatemi male le signorine, cortesemente. Ecco qua. So che è violenza contro le povere donne, ma oh, senti, se sono venuto a cercare loro. Ok, per un secondo me l'hai fatta sudare, piccolo bastardone. Ti sei preso pure le mie stelline, gioco. E ti sei preso tutto della mia vita. Oh mio Dio. Hanno veramente fatto il gioco dello Squid Game su Lord Mobile. Come freebootare ulteriormente? Facciamo finta di nulla che è meglio. Non ne voglio sapere niente. Andiamo avanti che è meglio. Sopravvivi fino all'alba. Ah, ma oggi proprio ce l'hai con sopravvivi fino all'alba, eh. Contro 22 morti e 4 giganti. Che cuculo. Ci daranno delle magie e possiamo comandare qualunque unità, ciuccia chi e ciuccia là. Allora, se dobbiamo combattere i giganti avremo bisogno degli arcieri al massimo. E per il resto dovremo potenziare parecchio i nostri Spearton, che dovranno cercare di fare i tank della situazione. Li potenzierei anche la lancia, ma come ho detto punterò tendenzialmente sui nostri amichevoli Robin Hood di quartiere. Oh, buongiorno signori, come va? Tutto bene? Mi hanno dato qualche magia extra? Abbiamo solo 2 minuti. Oh, che bello, io nel frattempo ho reclutato solo un Leonida. Non è che posso fare molto di più. Sì, ma queste cocche di missioni sono fatte per essere impossibili da vincere. Guarda, cos'è sta roba? Non ce la farò mai a fare niente in 2 minuti praticamente. Ok, reclutami un altro minecraftiano. No, ce ne servono molti di più. Signora, lei è praticamente da solo. Perfetto, nel frattempo ho velocizzato i minecraftiani, perché decisamente non ce la passiamo bene. Posso al massimo reclutare un Leonida e un Robin Hood. E certo, e manca 1 minuto. Ma manca 1 minuto. Allora, tatticone della vita, chiamo i rinforzi. Io chiamo i rinforzi, ne abbiamo... Oh, veramente proprio tanto bisogno. Bravi, avanti, avanti, pedalate, pedalate. Per il resto un altro paio di arcieri, che cosa buona e tanto giusta. Però grazie agli aiuti che ci hanno mandato gli alleati, cioè senza quella magia saremmo morti male male, forse resisteremo un minuto, non più di 1 minuto. Ho genuinamente paura, forza, forza, portate altri Robin Hood. Oh, ricordiamoci che all'occorrenza siamo pieni zeppi di zombie saltellanti da mandare contro il nemico. Perfetto, così li distrarranno temporaneamente. Mi hanno riempito di quelle cocche di magia perché sono praticamente inutili. Ma vabbè, dettagli. Forza con quei picconi che abbiamo ancora pochi secondi. 30 secondi. Ragazzi, mi raccomando, il destino del nostro popolo è nelle vostre mani. Ok, dovrebbero essere pronti a muoversi fra 2 secondi. Mi sa che ci conviene intercettarli prima che sia troppo tardi. Avanzate, miei prodi. Beh, a parte voi che siete morti, ma vabbè, dettagli. Ok, bravi, perfetto. Dobbiamo tenere i giganti il più lontano possibile dai nostri arcieri. Arcieri, date priorità ai giganti. Aspetta che mi hanno dato anche, ecco, l'attacco degli Archidon, che non farà i miracoli, però di sicuro aiuterà i nostri ragazzuoli. Che cos'è sto zombie ipergrande? Aia, aia, male. Molto male. Potete utilizzare il potere dei Leonida? Direi che ne abbiamo bisogno. Vai. Ok, ora ci siamo praticamente aggiudicati lo scontro. Ok, ritirata, ritirata. Vediamo di indietreggiare un attimino. Non abbiamo indietreggiato decisamente abbastanza. C'è qualche arcieri? Che ci fate in prima linea? Arcieri? Dovevate tornare indietro? Non erano i più furbi del gruppo, purtroppo. Ok, riavanziamo di nuovo a sto punto. Posso prendere il controllo di uno di loro? E magari li distraiamo da questo lato? Aspetta. Non sembra che funzioni più di tanto. Ok, li ho temporaneamente distratti. Aia, m'hai fatto malerrimo. Aspetti che sono da computer, è più complicato. Ok, ce la stiamo facendo. Incredibile ma vero, ce la stiamo facendo. Manca veramente pochissimo e olè! Abbiamo trionfato alla grande. Santo potere della magia, perché altrimenti manco per sto grandissimo cocchio. Ok, grande inizio di episodio, non c'è... Basta, ma per favore. Cioè, fammi capire bene, dopo aver superato lo Squid Game... Anzi, dopo aver perso lo Squid Game, loro sono sopravvissuti e sotto lo Squid Game si sono messi a creare un regno che poi è stato attaccato dalle forze nemiche che passavano, guarda caso, di lì. Questa logica non fa minimamente nessuna piega, ma vabbè, dettagli. Allora, abbiamo poche gemmine, quindi dovrò trovare un paio di missioni facili facili che magari ci diano anche qualche magia extra, non sarebbe male.
Questa missione è molto strana. Iniziamo con 22 minatori. Dobbiamo combattere contro le unità glaciali. Tuttavia non abbiamo oro ed è una gold rush, ovviamente. È abbastanza strana e bastarda questa, assolutamente. Allora, vediamo di potenziare tendenzialmente gli Archidon e i nostri Swordraff, che è cosa buona e tanto giusta. Come al solito so che dovrei potenziare i minecraftiani. Ma gioco, non mi dai abbastanza punti? Ragazzuoli, se muovete il culo... Maronne quanti! Diciamo che se faccio così, fin dall'inizio... Ah, speravo che fossero anche più veloci a muoversi. Dovrei poter spawnare dei Swordraff e passare direttamente al contrattacco. Vediamo un po' che lui non abbia avuto la mia stessa idea. Veloci. Oh, che sta accadendo? Chi è che legna chi? Non riesco a capire chi legna chi. Cosa sta accadendo? Ah, stanno anche litigando tra di loro. Ok, questa non me l'aspettavo. Guardali! Guardali che si massacrano! Una cosa incredibile. Spero che i nostri stessero vincendo, in effetti. Di certo ci possono congelare, questo è poco ma sicuro. Vai di Swordraff. Swordraff come non ci fosse un domani. Vediamo un po' per adesso. Sembra che stiamo avendo noi la meglio. Neanche tanto, direi che ci hanno già massacrato di brutto. Oh, stanno arrivando i loro Swordraff, ragazzi. Avanziamo molto rapidamente. Non possiamo farci bullizzare i minecraftiani. E che cocchio, più Swordraff. Molti più Swordraff. Che casino. Ok, ok, ok. Usiamo gli arcieri. Usiamo gli Archidon. Voglio vedere cosa mi dice adesso. Anche loro hanno schierato gli arcieri. Oh, vediamo se le frecce pigliano qualcuno, che non sarebbe male. Ok, decisamente molto meglio. Indietreggiate, indietreggiate. Dobbiamo impedirgli di raggiungere per adesso le miniere. Quanti minecraftiani sono rimasti? Neanche tanti però, Ok, per adesso ce la passiamo bene. Che bastardi, hanno spawnato un Leonida. Riattaccateli! Riattaccateli, miei prodi! Aspetta che richiedo... No, aspetta, i Leonida non li abbiamo potenziati. Richiediamo anche noi un po' di Archidon, così li bullizziamo direttamente dalla distanza. Perfetto, questo Leonida non sembra avere la benché minima speranza di sopravvivenza. Infatti l'abbiamo bullizzato male. Continuate ad attaccare, figlioli. Continuate ad attaccare, fatelo per il regno. Anche perché se falliamo, non tornate a casa vivi. Vi ammazzo direttamente io. Perfetto, bullizzatemi male anche questi. Vai così, ottimo, ottimo, ottimo. No, 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 tornate indietro, questa tattica funziona. Signore, lei ha avuto una pessima idea. Glielo dico molto amichevolmente. Potremmo anche provare a bullizzare la loro statua. Per adesso siamo anche messi abbastanza bene, sperando che non spawnino giganti o qualche altra unità. Perfetto. Bullizzateli quella bruttissima statua. Ok, vai così. Vai così. Pronti a ritirarci. Tornate indietro. Oh, hanno spawnato i giganti. Siete dei pezzi di erba di dimensioni bibliche. Questa potrebbe essere più problematica del previsto. Cosa ci inventiamo? No, 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 ragazzi. Dobbiamo difendere i minecraftiani. Non importa. Non importa. Cercate di fermare l'avanzata di quel gigante. E io non ho i Leonida. Vediamo un po' se ce la fanno comunque a fargli abbastanza male. Oddio. Tanto bene non gli fanno. Bravi. Bravi. Continuate così. Sì, vi sta sfracellando le ossa. Ma sono cose che capitano. E il gigante c'è morto. Bene. Molto bene. Cioè avremmo potuto continuare a bullizzargli la statua fin dall'inizio, ma per dover di cronaca non volevo facilitarmela troppo. E voilà. Perfetto. Tutto mio questo territorio. 3 minuti e 20, un tempo molto onesto. Questa è bastarda. Non avremo i minatori, non avremo le miniere e nemmeno gli arcieri del castello. Parti con 4000 di oro e dobbiamo affrontare i selvaggi. Come fai a vincerla? Cioè, devi usare le magie per reclutare, altrimenti è praticamente impossibile. Allora, dobbiamo risparmiare, ergo puntiamo tutto sugli Swordraff. Dite che è fattibile. Cioè, davvero, evochiamo solo loro? E tanti saluti? Non ho mai fatto una boiata del genere, ma ci possiamo provare. Allora, vai di Swordraff pesanti. Maronne, 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 maronne. Tutti Swordraff. Loro che hanno fatto? Praticamente nulla, anche loro stanno evocando le unità. Allora, per vincerla easy, potrei utilizzare direttamente, dove boia è la frusta, ma mi ritengo una persona onesta. Vediamo un po' lui chi sta reclutando. Sei un pezzo di erba però, Ma allora dillo che sei un pezzo di erba. Ah, come se non bastasse, il suo gigante sta già partendo alla carica e sta per distruggere quel cumulo di macerie. Gioco, ripensandoci, quella frusta la voglio. La voglio proprio una cifra. Vai, 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 veloce, 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 veloce. Ci saranno molti più ragazzuoli. Ah, ok, il gigante ci sta mettendo una vita. Ok, abbiamo un'armata decisamente molto, molto più potente. Ok, passiamo anche noi all'attacco. Ah, due giganti. E beh, due giganti, meglio che one, è meglio abbondare. Hanno anche qualche Leonida tribale. Ok, ragazzuoli, mi raccomando, non fatemi fare figure di M. Ok, vediamo un po' se ce la fanno. Vai, 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 aspetta un secondo. Fammi usare quella magia. E tanti sono... Oh, maronne! Non c'era neanche bisogno... Oh, cos'è? Non c'era bisogno di utilizzarla. Però adesso... No, si era detto, magari è meglio se le vuole tendere. Vediamo in quanti secondi gli faceva fuori la statua. Guarda! No, i rinforzi un cocchio. I rinforzi un cocchio. No, ragazzi, triturate la statua e abbiamo vinto.
I nostri ragazzuoli non sono i più furbi del circondario. È stata una vittoria praticamente instant. Yay! E però poche gemmine gioco, eh. Veramente poche gemmine. Ah, oh, ma dai, ma per favore. Devi mettere la sexy lingerie, ok? Tira questo, tira questo. No, ma come? Non me lo sarei mai aspettato una truffa del genere. Sì che le pubblicità di solito sono così tanto oneste. Allora, continuiamo la campagna uber difficile. Come ce la stavamo passando, peraltro? Abbiamo due punticini da spendere. E direi di potenziare i nostri Leonida. Ecco qua, così sono delle bestie di proporzioni bibliche. Abbiamo già potenziato al massimo i Robin Hood, che cosa buona e tanto giusta. Appena possibile anche voi, Minecraftiani. Insomma, ci sono un sacco di cose da potenziare. Ma vabbè, dettagli. Oh, stavamo andando nella terra dei giganti. Ora me lo ricordo. Io una prova veloce veloce la faccio, ma le mie aspettative di vita sono molto, ma molto ridotte. Allora, reclutiamo subito due Minecraftiani, sperando che i giganti non ci attacchino fin dall'inizio. Ma arriveranno, arriveranno molto presto. Gente, scusate, non per criticarvi, ma ci serve un po' di febbre dell'oro. Ah, le mie gemmine, le mie gemmine, porcheri quelli per porca. Se vi deste una mossa, grazie, molto gentili. Per adesso non ci stanno attaccando, no? Oh, no, ma arriveranno molto, molto, tanto, 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 incredibilmente tanto presto. Parche di quelli per porca, mi servono un bel po' di arcieri, tanti, tanti arcieri. E di sicuro qualche leonida, ma parca... una fetta di chiurlo! Qua ci si muore, gente, qua ve lo dico molto amichevolmente, ci si muore, punto. Che faccio? Indietreggio? Indietreggiare molto rapidamente? Ok, è tutto nelle... frecce di nostri Archidon, che per adesso non fanno neanche danni. Oh, bene. Oh, beh, tanto, tanto bene. Archidon, quando avete un secondo, senza fretta. Grazie, molto gentili. Ci stanno facendo un sacco male. Ok, nel frattempo sono arrivati i rinforzi, mica un solo. Il gigante ci dovrebbe morire entro breve. E ne hanno reclutato un altro. No, 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 no. Dobbiamo andare fuori quanto prima. Ok, perfetto, tutti fuori. Tutti fuori. Ha preso un po' di frecce, all'occorrenza si va di coroncine. Che si è visto? Sì, ma... dove sono i miei rinforzi? Perché non è che vedo molti rinforzi. Gran fetta di chiurlo. Ok, cerchiamo di tenerlo a bada per adesso. Ragazzi, mi ha bullizzato il povero Cristo. Aspetta, 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 tattico nella vita. Lon, tattico nella vita. Devi andare dall'altro lato. Segui i consigli degli iscritti. Vai, così che l'hai distratto. Perfetto, signore. Continui a seguirci. Funzionato. Aspetta, 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 aspetta. Ok. Arcieri, continuate a sparargli. Continuate a sparargli, presto. Oh mio Dio, la deficienza artificiale. Sappiamo come fregarla. Abbiamo la tecnologia. Aspetta, corri dall'altro lato. Oh mio Dio, stiamo vincendo. No, 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 signore, signore. Guardi qui. Guardi di qua. Ciuccia qui e ciuccia là. Ok, ha funzionato. Tornate indietro. Tornate indietro. Questa me la sono sudata decisamente troppo. Vai di arcieri, ancora arcieri. E per adesso dovremmo avere qualche secondo di tranquillità. Oh, perfetto, hanno già reclutato un altro gigante. Bene, perfetto, io intanto ho richiesto un leonida, perché quello può prendersi un bel po' di legnate, santo cielo. Parta ciccio, avanza, pedala, pedala. E un altro paio di arcieri per contrattaccare le unità nemiche. Allora, tatticone della vita. Faccio finta di andare all'attacco, così forse ci contrattaccheranno anche loro e ci inseguiranno fino alla nostra base. Vediamo un po'. Vai così, vai così, vai così. Aspetta, aspetta, aspetta. Indietreggiamo di nuovo. Riandiamo avanti. Veloci, 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 veloci. Dai, voglio solo che gli arcieri facciano danni. Ah, porco cane. Oh, ne è arrivato un altro. C'era pure il cugino, perfetto. Oh, bravi i nostri Minecraftiani che hanno raccolto uno sproposito di risorse. Ma ragazzi, sapete che vi dico? Passiamo al contrattacco. Speravo che ci avrebbero attaccato loro, sarebbe stato decisamente molto più semplice. Vai così, vai così, vai così, vai così. Perfetto, perfetto, indietreggiate nel frattempo. Perfetto, è inutile subire danni. Arcieri, datevi una mossa. Ok, cerchiamo di distrarlo. Aspetta, 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 tatticone della vita, corri avanti ciccio, corri avanti ciccio. Perfetto, continua a distrarlo. Signore, sono dietro, sono davanti, sono in chiuculo, sua nonna, ma vedo dettagli. Aspetta, porco cane, porco cane. Aspetta, 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 ok, ha funzionato anche troppo bene, quindi direi che è giunto il momento. Oh, porco cane. Volevo dire di bullizzare le sue unità. E poi, aia, aspetta, controllami chiunque. Controllami chiunque, aspetta, aspetta, aspetta. Quelle d'altra parte, quelle d'altra parte, perfetto. Li posso bullizzare i ragazzi? Ok. È difficile con mouse e la tastiera? Oh, io li attacco la statua, intanto chi si è visto, si è visto. Aia, ma t'attacco la nonna, porchi quelli per porca. Aspetta, premo i danni, premo i danni. Nel frattempo gli arcieri possono danneggiare tranquillamente la statua. Ok, lasciamo che il gioco faccia il suo corso nel frattempo. Reclutiamo un altro, altri due leonida. Qualche altro arciere. Il nemico ha chiamato i rinforzi. No, il nemico ha chiamato una marea di gente, porco cane. Stanno a fare i festini. Signori, c'è un'epidemia. Un po' di distanziamento sociale, che cocchio. E guardi che non mi pare il caso di venire dalla mia parte. Non era il Minecraftiano più furbo del circondario.
Ok, gente, siamo onesti, non possono farci praticamente nulla. Cioè, a loro quattro sì, gli faranno uno sproposito di male, ma i nostri acieri dovrebbero tenere a bada il resto delle unità nemiche. Ehi là là, ehi là là, non male, non male. Aspetta che provo magari, aia, a distrarne uno, se siamo fortunati. Ok, attacchiamo alle spalle. Signore, guardi a questo lato, guardi a questo lato. No, no, non mi caga minimamente. Aspetta, aspetta, allora devo avvicinarmi. Intanto io li bullizzo i minecraftiani. Perfetto, ok, praticamente riesco a shottarli. Vai così, aspetta, bullizzo anche questo. Perfetto, e ole. Nel frattempo i nostri ragazzuoli sono riusciti a far breccia, che è cosa buona e tanto giusta. Perfetto, gioco, lascio che tu distrugga la statua. E ci siamo praticamente aggiudicati lo scontro. Con quanti Robin Hood, non me lo dici? Peraltro, scusate, nella mia ignoranza non penso che tu possa danneggiare una statua con delle frecce. Ma chi sono io per giudicare? No, ragazzi, ragazzi, continuate a tirare frecce alla statua. Lasciate stare il signore. E ci siamo aggiudicati la battaglia. Yay, perfetto. Ha richiesto parecchio tempo, eh. Ha richiesto un sacco di tempo. Sì, lo so, ho sbloccato i giganti, tutto bello, eh. Tuttavia ne approfitterei per massimizzare il piccone dei nostri minecraftiani. Se lo sono meritato, no, più che altro che ho bisogno che farmino denaro, porca di quelli per porca. Allora, ritornando a noi, ci attende la prossima battaglia, in cui probabilmente ci faranno il chiurlo a strisce. Un agguato! Il tuo esercito è stato attaccato dalla gente del posto. I rinforzi arriveranno al tramonto, resisti fino ad allora. Sì, fidati ciecamente. Non è che mi attaccano fin dall'inizio, perché spesso lo fanno, perché sono bastardi nel profondo. Allora, recuperami un paio di swordraft in caso di necessità. Intanto ho reclutato un altro minecraftiano. Meglio è averne almeno 4. Ah, sapevo che mi avreste attaccato all'improvviso. Ma noi siamo decisamente molto più potenti. Vai di Robin Hood. Per fortuna che abbiamo aumentato il loro piccone, quindi picconano con maggiore rapidità, potenza, violenza. E chi più ne ha più ne metta. Gente, non facciamoci bullizzare male, ma per davvero. Dai, ma non esiste, c'hanno il randello loro, ragazzi. Ma mi fate vergognare. Ma avanti. Ok, è sopravvissuto. Oh, perfetto. Oh, perfettissimo. No, 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 ritiratevi. Ritiratevi, gente. Ma dai. Ma è una truffa di proporzioni bibliche. Avanti. Mo che facciamo? Arcidon del castello? Dateci una mano, cortesemente. Porca di quelli per porca. Speriamo che non arrivino altri tizi. No, per adesso ci hanno mandato solo il gigante, ma che gentili. Ok, il tizio ci dovrebbe morire ben prima della nostra statua, che è cosa buona e tanto giusta. Ci hanno mandato anche i rinforzi, quindi tutti fuori. Tutti fuori, gente, non battete la fiacca. Un sacco di swordraft che ci torneranno sicuramente molto utili. Minecraftiani, muovete il chiurlo, che papino ha bisogno di voi. E dai, come faccio a sopravvivere? Ok, vediamo di potenziare la velocità dei minecraftiani. O tra un decennio siamo ancora qui. Oh, si stanno avvicinando molto rapidamente. Allora, dobbiamo fermare l'avanzata dei giganti quanto prima. Reclutami un altro po' di gente nel frattempo. Ah, aia, ha fatto tanto male. Ha fatto uno sproposito di male. Il bello è che volevo potenziare di swordraff io, neanche a farlo apposta. Aia, ok, perfetto, quelli sotto non vengono praticamente sbalzati. Che cosa buona e tanto giusta, beh, più o meno. Ok, abbiamo quasi eliminato il gigante. Se ne arriva un altro gioco, ti disinstallo a porchi, santo cielo. Ok, indietreggiate, indietreggiate. I nostri acieri dovrebbero poter far fuori, signore. E non me che lo si dica. Perfetto, allora, reclutiamo altri due arcieri. Magari anche un leonida di scorta della serie. Si sa mai, stanno arrivando, molto male. Arcieri, sparate un po' di frecce nel frattempo, che non sarebbe male. Perfetto, così riusciamo a fermare la loro avanzata. Ottimo. Ok, ora se me li bullizzate quando avete un secondo, mi fate un bel piacerone. No, non mi attaccare gli arcieri. Maleducato, e abbiamo vinto. Non abbiamo quasi praticamente utilizzato magie. Sei fortissimo nella difesa dagli agguati. Ho imparato a prendermela in quel posto, ma vabbè, dettagli. Alors. Oddio, questa è nuova. Non l'avevo ancora mai vista. E non la voglio neanche vedere. Mi fate skippare la pubblicità, grazie. Oh, senti, a sto punto vediamo di massimizzare la spada dei nostri swordraft, perché se non fosse stato per loro ci saremmo periti male male. Dovremmo anche affrontare qualche missioncina extra, quelle che ci sbloccavano le skin. Beh, magari questa non la sbloccava, però erano bastarde nel profondo. Oh, dovevamo affrontare i Gandalf, che in questo caso sono anche aiutati dalle maghe curatrici, perché mai una coppia di gioia. Dovremmo fare affidamento tendenzialmente sugli arcieri. Signora, è già arrivata a rompere i maroni lei. È un attimo di pazienza, santo cielo. Cioè, i minecraftiani che si sono appena alzati, siamo praticamente all'alba, porti pazienza. Sapevo che avrei dovuto spendere il resto delle gemmine. Guarda, mi sale una tristitudine di proporzioni bibliche. Ok, prendiamo una sola chest. Sì, una sola magia, perché sennò qua siamo nella M più totale. Ok, reclutiamo un altro paio di Arcidon. Per adesso
Hanno solo un paio di maghe, nulla di che, avanti avanti, Lon, non ti preoccupare. Cosa potrebbe mai andare storto? Tutto. Conoscendo la mia fortuna? Tutto. Signore, scusate, dove state andando? Voi due non avete praticamente potere d'attacco? Oh beh, poco male, i nostri arcieri si divertiranno a trasformarle in dei puntaspilli. Vai così, perfetto. Oh! Servono a distrarre i nostri arcieri, così intanto ci attaccano con i minion. Ragazzi, fate fuori anche il resto dei minion nel frattempo. Perfetto, presumo che attaccheranno tendenzialmente con i nonni. Ayo, è arrivato il nonno con la pensione. Ok, ci stanno un pochettino rompendo le scatole, questo è poco ma sicuro. E basta curare. Avete un pochettino rotto le scatole con quelle magie di cura. I nonni si stanno avvicinando anche troppo per quello che mi riguarda. Altri tre arcieri. Dovremmo passare al contrattacco, mi sa. Ok, voi ci morirete male male, gente. Aia! Ma almeno mi tenete distratti i nonni, intanto che i nostri arcieri gli fanno il chiurlo a strisce. Vai, ruba la pensione al nonno. Ci hanno fatto malerrimo. Oh, e basta curare. Ce la fate a farmi fuori un nonno? Oh, non riesco a fare niente. Arcieri, arcieri. Porco cane, indietreggiate. Indietreggiate, dannazione. Non ce la facciamo. Ok, i nostri arcidon del castello forse riusciranno a fermare la loro avanzata. Non ci credo mai. Pensavo che queste due ci sarebbero morte male male. Guarda, continua ad arrivare maghi e minion come non ci fossero domani. Forza arcidon, forza arcidon, che ci stanno bullizzando male la statua. Ma che vergogna, ma che disonore. Dobbiamo contrattaccare. Ragazzi, qua davvero dobbiamo contrattaccare. Ma mi straprendi in giro. Ma porco cane, ma stra super porco cane. Vai, continua così. Perfetto, ok, più occhi laser. Oh, e quanti sono? Non riusciamo a fare niente. Oh ragazzi, tornate fuori, tornate fuori. Fate qualcosa anche voi. Oh, ma che qua la perdiamo, gente, ve lo dico onestamente, qua la perdiamo. Incredibile, ma vero? Ma veramente? Ma veramente? Non riusciamo a far niente. No, no, tutti dentro di nuovo? Mi sa che devo chiamare i rinforzi. Oh, io vi giuro, qua dobbiamo davvero chiamare i rinforzi. Tornate fuori, tornate... No, 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 tornate fuori, veloci, 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 veloci. Ragazzi, quella statua non la vedo bene. Non mi fate utilizzare due volte la stessa magia, che mi incocchio male male. Ma che roba? Ma che roba? A Leonida! A Leonida! E veloci però! E dai, Oh, non ce la fanno! No, ce la fanno! Non riusciamo a fare niente! No, ci meritiamo la sconfitta! Ci meritiamo la sconfitta! Incredibile, ma vero! Signori, facciamo finta di nulla che è meglio e casomai andiamo alla prossima battaglia normale, normale, dannazione. Distruggi la statua degli Elite. Yay, quanto sono Elite questi Elite? Maronne, con una statua del genere sono tanto, tanto Elite. Ok, incrociamo le dita e speriamo che non ci attacchino proprio i primi 10 secondi. Casomai... Senti, un paio di Swordruff giusto a proteggere i nostri Minecraftiani. Ehi, è arrivato subito Coco Leonida. Oi, Leo, Leo. Oh, bravo, fermati lì, ciccio. Lo sapevo che sarebbe andata male quest'oggi, che cocchio. Lo sentivo nell'oroscopo. Beh, no, non leggo l'oroscopo, ma ci siamo capiti. Allora, vediamo per adesso. Ma se lui usa i leoni... Quanti Leonida? Tanti Leonida. Più spadacci... Eccoli che arrivano, eccoli che arrivano. Ok, ci si morirà male male? Assolutamente sì. Che facciamo? Che facciamo? I nostri Leonida non sono ancora pronti. Ciccio! E te rimanevi lì a... porco cane, a far nulla. Come la mettiamo? Dai, gente. Dobbiamo battere ritirata. Ritiratissima. Ritiraterrima. Porca di quelli per porca. Ok. Dobbiamo potenziare gli arcidon del castello, ma con di rondello. Oh, me l'avevate detto che sarebbe stato molto più difficile adesso il gioco? Ah, ne immaginavo una situazione del genere. Ok. Vediamo un po' se ce la fate. Magari che non sarebbe male. Speriamo che non mi attacchino i minecraftiani. Ok, per adesso è andata abbastanza bene. Signore, si faccia bullizzare da chiunque passi. Oh, anche nel frattempo hanno provato ad attaccarci i minecraftiani. Perfetto. Per fortuna siamo riusciti a difenderci efficacemente. Reclutiamo. Sono tutti feriti male. Sono tutti straferiti male. Ma mi prendi in giro. Oh, oh. Oh, no, no, no. Ritiratevi, ritiratevi, ritiratevi. No, questo muore. Questo ci muore, questo ci muore. Te lo dico io. Aspetta, aspetta. Forse si ritirano in tempo. Ok, meglio che nulla. Arcieri del castello. Veloci, porca di quelli per porca. Fatemi fuori tutti. Più fuori tutti. Maronne, siete delle chiaviche di proporzioni bibliche. Ok, tornate fuori. Mamma mia, che tragedia. Oh. Ok, per adesso non hanno reclutato nuovi Leonida. Mi consolo una volta tanto. Sembra che... Ecco, neanche detto. Neanche detto. Io nel frattempo ho puntato tutto sui Leonida. Che comunque probabilmente si prenderanno tante di quelle legnate che metà basta. Ma vabbè, dettagli. Allora, ho paura ad attaccare il nostro nemico, perché poi i loro rinforzi, se hanno dei giganti o altro, o una marea di Leonida, ci faranno il chiurlo a strisce. Però troppi Leonida! Gioco! Senti, attacchiamo chi si è visto, si è visto. Li possiamo ancora potenziare? Sì, all'occorrenza, sì.
prima mi avete fatto sprecare tante di quelle magie, porca di quelli per porca. Perfetto. Avanzate, attaccate, squartate, bullizzate, chi più ne ha più ne metta. E che loro c'hanno gli elite. Questi stanno dietro a, non so, a raccogliere i funghi. Ragazzi, dai, date una mano ai vostri colleghi. Ma porco cane, ok. Sembra che stiamo riuscendo molto delicatamente ad avere la meglio, mi consolo. Intanto continuate a reclutare Leonida come non ci fosse un domani. Dai, gente, abbiamo una netta superiorità numerica. Ok, finalmente battono in ritirata. Ma i loro Archidon del castello ci potrebbero fare uno sproposito di male. I Leonida che ho ordinato io stanno arrivando? Sì, con molta calma però. Ok, intanto siamo qua a bullizzargli la statua. Pronti a ritirarci? Vai, lo sapevo. Lo sapevo che mandavano il cocchio di giganti. Parca di quella suprema porca. Aspetta, non la vinceremo ma proprio. Fermi, fermi. Tornate a casa vostra, maledetti rompiscatole. Ragazzi, ragazzi, questi non indietreggiano. Questi non indietreggiano. Al diavolo, al diavolo. Facciamoli uno sproposito di danni o qua non usciamo vivi. C'erano anche un po' di arcieri. Serve tutto, serve tutto. Oh maronne, oh maronne, oh super maronne. Aia, questo ha fatto tanto tanto male. Perfetto, continuate a lanciare frecce. Le frecce un po' lanciate a cacchio. Ma vabbè, dettagli. Ok, il gigante glielo facciamo fuori, mi consolo. No, il mago no. Mago Merlone no. Mago Merlone, fate fuori Merlone, fate fuori il nonno. Aio! Veloci, avanzate, avanza. Dannazione, dannazione, fate fuori il bastardo. Rubategli anche la pensione, porco cane. Ce la fate a far fuori il nonno? È solo un nonno, avanti. Maronne, gli lancio un po' di cofid e tanti saluti. Oh, finalmente. Mamma mia, è stata una battaglia ardua. Ok, reclutiamo un po' di gente normale in caso di necessità. Ciuccia chi e ciuccia là. Perfetto, ora dobbiamo bullizzare il resto dei rinforzi nemici, perché è ovvio. Il lato positivo è che i nostri sono ancora tutti vivi, ma sono leggermente in fin di vita, giusto un pochettino. Ok, pian piano stiamo avanzando. Dai, hanno ancora denaro per reclutare altra gente, ma mi prendi in giro. Intanto stanno arrivando anche i nostri Swordraff, che possono dar man forte o quantomeno distrarre i nostri avversari. Avanti, avanti, più siamo meglio è. Maronne, bullizzate la statua. Bullizzate la statua, non me ne frega niente. Bullizzate anche la nonna. Ok, è fatta. È praticamente fatta. E olè. Questa me l'avete fatta sudare, ma giusto un attimino, Yay, una chest. Cos'è sta roba? Aspetta, ho già giocato a sto gioco? No, ci assomiglia a qualcosa che ho già giocato. Ah, sembra Balloons, come cocchio si chiamava. Ah, adesso l'hanno chiamata Rush Royale. È tutto Royale, metti Royale e la gente dice bello. C'è un fit di null che è meglio. Signorina, mi dia quel cocchio di forziere. Vediamo un po' cosa troviamo di bello all'interno. Se è qualcosa che mi avrebbe fatto comodo prima, ti picchio male. No, lo schifo. Lo schifume. Cioè, ne ho 80.000 di ste cocchie di magie. Ormai non ci faccio praticamente nulla. Ok, ciancio le bande. No, 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 gioco indietro. Indietrizza ancora un altro po'. Vediamo di tornare dai nostri non morti. Notte 27. Stavamo procedendo abbastanza bene. Come al solito, Barrierozzo is the way. Ormai abbiamo quasi speso tutti i punti potenziamento che avevamo di... Mirida nelle orecchie, ne abbiamo già parlato. Ok, la nostra squadra era ancora ben fornita di gente arrabbiata con la vita. E grazie ai Kai Rider, lì come cocchio si chiamano, stavamo facendo un ottimo lavoro. Ce ne è anche arrivati già che ci attaccano. E 5 secondi di pace nella vita però, Perfetto, signori, voi continuate a reclutare gente. Cioè il Barrierozzo non è servito praticamente a nulla. Per adesso non sta arrivando nessuno. Ah, perché stanno emergendo tutti da sottoterra. Aspetta, aspetta che ho cliccato su uno dei nostri. Il problema è che il gioco comincia giusto un attimino a laghichiare. Ma giusto un attimino, quasi non se ne fa caso. Maronne, maronne, vai così, perfetto. Guaritrici, ce la fate a curare i nostri ragazzuoli? Ne abbiamo messe 4, ne abbiamo messe 4 e non stanno facendo praticamente nulla. C'erano ancora un po' di tizi di qua. Ma scusate, passate sotto come i vostri colleghi praticamente. Ok, per fortuna che questi con lo scudo osso riescono a farli indietreggiare parecchio. Però ne stanno arrivando veramente un sacco, gente. No, no, vabbè, sono i nostri. Faccio fatica a riconoscere i nostri dai loro. Non so se è perché io sono daltonico o proprio non c'è differenza cromatica. Ma vabbè, dettagli, ok, questi dovrebbero essere gli ultimi. E direi che abbiamo vinto, yay. I morti erano un po' meno contenti, Non ho visto molta felicità sul loro volto. Ok, abbiamo comprato tutto il comprabile, gente. Più di così, santo cielo. Maronne santissime. Perfetto. Allora, finché siamo a 83 su 50, vuol dire che tecnicamente non è morto nessuno dei nostri ragazzuoli. Ok, sono... Porco cane, ho sbagliato la skin. Oh, no, 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 no. Vabbè, dopo gliela cambio. Tanto non farà molta differenza. Allora, per un secondo.
Aspetta un secondo, allora facciamo una bella cosa. Salva e abbandona ogni speranza. Tanto eravamo praticamente all'inizio. Skin, brava ciccia. Quando proprio mi rispondi al primo colpo sono un momento felice. Oh, ancora nessuno si è ciulato il cappello del mago morto all'inizio, poretto. Non è riuscito neanche a partecipare alla prima notte il vecchio. Ma dimmi Teo, era a 2 giorni dalla pensione praticamente. Oh, non abbiamo il barirozzo stavolta. Parche di quella suprema porca. Vabbè, non è un grande problema. Voi evocate non morti, morti e tutte cose come non ci possono domani. Che facciamo? Li mandiamo all'attacco? Tanto sono lì a far nulla. No, non voi. Mandate i... Parche di quelli per porca. Vabbè. Siete pirli però. Ok, lasciamo che avanzino loro. Perfetto. Così i non morti che abbiamo appena evocato dovrebbero prendersi la maggior parte dei danni. E chi si è visto, si è visto. I nostri arcieri possono far fuoco dalle retrovie. Che cosa buona e tanto giusta. Oh no, ci lanciano gli schifi. Ok, avanziamo. Ci hanno avvelenato uno dei K-Rider. Ma nel frattempo continuano a evocare come non ci fosse un domani. C'è un po' di gente, ma neanche troppa. Nulla che non possiamo affrontare. Oh ragazzi, per fortuna che mi avete dato il consiglio sui K-Rider. Altrimenti queste notti sarebbero state praticamente impossibili. Ti ringrazio tutti malissimo. Ok, avanzate, avanzate. Ma porca di quelli per porca. E basta tirar parti del vostro corpo. Oh no, stanno arrivando anche una marea di leoni da non morti. Ok, potrebbe essere un bel problemone. Vai così, perfetto. Oh, il signore ha fatto un 360 con se stesso praticamente. Vai, perfetto, vai di scudozzo. Buttateli indietro quei bastardi. Ma gli arcieri stanno facendo qualcosa. Arcieri, continuate ad attaccare, bravi ragazzuoli. Il nonno è praticamente inutile. Cioè, guardate i nostri ragazzuoli che stanno indietro. Stanno indietro i codardoni, hai capito? Stanno facendo far tutto agli altri. Sì, ma quanto dura sta battaglia? Gente, di sto passo arriva l'alba e la vinciamo comunque. Abbiamo anche troppe unità. Va che roba. Abbiamo superato abbondantemente il limite della popolazione. Ok, bullizziamo gli ultimi non morti. Che poi perché ce l'avranno con noi? Adesso sono arrivati all'ultimo. Sono arrivati giù per festeggiare i bastardi. Hai capito? Buono gente, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. E posso dire con certezza che la campagna in single player, fatta in difficile, è bastarda nel profondo. Vincerla senza magie sarà veramente un'impresa titanica. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Datemi tempo di farmare un po' di gemmine, un po' di ceste e via dicendo. Lasciate un bel mi piace, altrimenti arrivano i nonni e vi picchiano male male. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!